Bella raga, io sono Marco Feudale, sono un liutaio. Benvenuti sul mio canale YouTube, Feudo Music. Qui si parla di liuteria, di solito, queste cose così. Sono un liutaio, dopo tutto. Prima di iniziare il video, due cosette veloci. In descrizione trovate il link per i miei corsi su Docity, per il mio sito internet e per acquistare il mio romanzo fantasy, che è molto bello de carta. Vatti a comprare il mio romanzo fantasy. Detto ciò, e no, non parlo in romanaccio nel mio romanzo fantasy. Detto ciò, passiamo subito all'argomento del video, ovvero oggi sverniciamo una chitarra acustica in particolare, che mi ha lasciato un cliente. Ora, non ho qui la chitarra qui con me, perché io l'ho già finita, sto registrando questo video dopo aver finito la chitarra e dopo l'estate, cioè l'estate, dopo le vacanze estive, perché ho registrato tutto il processo e me ne sono andato in vacanza, raga, ero pure stanco. Però voglio registrare questa introduzione per spiegarvi un po' il progetto. Allora, mi hanno mandato delle vernici per fare questo progetto, non sono stato pagato per usarle, semplicemente me le hanno mandate. Ne parleremo nel video successivo di questa chitarra, quando vi farò vedere la verniciatura della chitarra acustica. E quindi ho deciso di sverniciare tutta la chitarra. Avevo già optato per questa opzione perché la chitarra è estremamente rovinata, ma inizialmente volevo mettere un po' d'acrilico al volo e fine della storia. Tuttavia, visto che mi hanno spedito queste vernici, ho deciso di fare un lavoro un pochino più puntiglioso, diciamo. E vedrete come è venuto. Però di base la chitarra è in condizioni pietose, motivo per cui non mi sono preoccupato tanto di stare attento quando la manovravo. E anche perché avevo un bel danno, ovvero una paletta spaccata. Ho rincollato questa cosa e poi sono partito con la verniciatura, cioè con la sverniciatura e poi verniciatura. Ora, per sverniciare una chitarra ci sono vari metodi. Possiamo utilizzare uno sverniciatore tranquillamente, possiamo utilizzare del calore e una spatolina, un raschietto, qualcosa del genere, comunque per raschiare via la vernice ormai staccata, delaminata dalla chitarra, oppure si può andare con gli abrasivi. In questo caso specifico ho optato per gli abrasivi perché io ho immaginato, almeno così mi sembrava a occhio, che la verniciatura di questa chitarra fosse stata fatta con della nitrocellulosa. Infatti questo era il caso. Avrei potuto, sì, effettivamente dargli una levicata e semplicemente riaccendere un pochino la finitura con una nuova passata, ma siccome c'erano molte spaccature, molti segni di adesivi, cose, legno sbiadito, ho deciso, senti, levo tutto e rifaccio nuova e uso anche un colore per coprire un pochino tutti i difetti della tavola armonica, che ne ha parecchi. Ora, non ho optato per usare uno sverniciatore perché questa chitarra ha binding sul corpo e sulla tastiera di plastica, e la plastica è sensibile a molti sverniciatori, quindi ho evitato. Stessa cosa vale per il calore, proprio per il binding di plastica, motivo per cui sono andato con degli abrasivi. In particolare ho lavorato quasi sempre con la levigatrice rotorbitale. Perché? Per evitare di levare troppo materiale troppo in fretta in un solo punto, per esempio con una levigatrice a nastro. Ma rubando le ciance, iniziamo col video. Bella raga, qua abbiamo una chitarra di marca Walden, sì, Walden Frey, voleva Walder, vabbè, prometteremo di sposargli la figlia, questo è poco ma sicuro. È una chitarra che mi ha lasciato un cliente, che lui essenzialmente la deve buttare perché è un po' rovinata. E perché, e qua già ho fatto una riparazione veloce, questa qui ha una paletta del tutto spaccata. Era spaccata, l'ho rincollata e ho coperto un pochino la linea di incollaggio perché non è venuta perfetta e perché mancavano dei punti, con un pochino di il mio solito glitter e c'è un acrilato. Poi vediamo bene quando è finito. Ha un capotasto un pochino scheggiato, come si può teoricamente, ecco, come si può vedere dall'immagine, e non è detto che io lo ripari, potrei lasciare addirittura quello, e in generale è in condizioni un pochino pietose. Qui è presente il jack per il preamplificatore, questa ha un Fishman System 1, non è male, però bisogna pure sistemarlo. Non è una brutta chitarra, in teoria. Già guardando da dentro e da dietro, tavola armonica e fondo dovrebbero essere di legno massello. Si può vedere perché essenzialmente, vediamo se si regge. Sì, si regge, così posso usare l'altra mano. Ecco. Si vede perché qui abbiamo
Vediamo se riesco a fargli mettere a fuoco. Eccolo qui. Lo vediamo perché qui vediamo la grana del legno. Non sono sicuro se questo sia abete o quercia, perché sul sito hanno delle specifiche un pochino contrastanti, ma così guardando l'occhio mi sembra abete. Non so che tipo di abete, chiaramente, però abete. Diciamo che è bella tesa, il suo suono di tamburo lo fa. Non ci sono fasce spaccate, se volete cerco di farvi vedere dentro. Non ci sono particolari fasce spaccate, accendiamo una luce così si vede meglio. Ok, vedete, non sembrano esserci fasce spaccate o scollate, quindi teoricamente questa dovrebbe andare bene. La tavola armonica al fondo, le catene attaccate relativamente bene, non sembrano esserci particolari problemi, non ci sono scollature, non volevo fare l'ingrandimento, ok. Non ci sono particolari scollature, quindi dovremmo andare bene. Lì sembra un pochino scollata, vedremo se è necessario incollarla, magari ci coliamo un pochino di tight bond diluita con acqua, però per il resto sembra tutto regolare. L'unica cosa è che le fasce possono sembrare di legno massello, ma non lo sono. Infatti vi faccio vedere. Le fasce non sono assolutamente di legno massello, si vede, basta mettere a fuoco. Che sono di multistrato, quindi sulle fasce dovrò fare molta attenzione togliendo la finitura a non rimuovere troppo materiale, perché nel caso non si fosse capito, questa chitarra necessita decisamente di una bella ristrutturazione. Quindi si rimuove tutta la finitura, valuto se rimuovere i tasti perché sono abbastanza nuovi, ma so da quello che mi dice il cliente sono stati diciamo spianati a malo modo, quindi necessita di una rettifica. E siccome qui la tastiera ha dei punti con solchi belli profondi, sto effettivamente valutando se togliere tutti i tasti, levigare bene la tastiera con un bel radius block, magari facciamo un radius da 12, che non mi sembra male, e rifare tutto. Oppure, siccome questa la devo portare in Calabria e sti gran cazzi, non è che mi interessa particolarmente se suona perfettamente, allora magari faccio solo una rettifica veloce per spianare tutto quanto e ricoronatura. Per il resto la chitarra sembra in buone condizioni, quindi adesso prima cosa da fare è iniziare a togliere la vernice. Quindi, come avrete capito, ho scelto per togliere questa chitarra il metodo degli abrasivi. E con la levigatrice rotorbitale devo fare attenzione a non rimanere mai troppo tempo nello stesso punto. Sto iniziando però da un punto arretrato la chitarra dalla parte dietro, semplicemente per crearmi un grip, anche perché la parte più rovinata mi permetterà di creare un grip per la levigatrice rotorbitale e poi potrò procedere a tutto il resto della chitarra. Tuttavia dovrò fare attenzione a non rimanere troppo tempo fermo in un punto, altrimenti a causa della curvatura della tavola armonica e poi anche del fondo di una chitarra acustica e classica, potrei togliere alcuni punti troppo materiale e quindi rovinare quello che è la risposta armonica dello strumento, cosa che noi non vogliamo chiaramente. Di conseguenza cerco di non rimanere troppo tempo nello stesso punto e cerco di non mettere al massimo della velocità la levigatrice rotorbitale. Ora io vi lascio con questa parte in accelerata, perché tanto non farò altro che levigare, vi metto un po' di musica e lavorerò con la santa pazienza per rimuovere tutta la vernice di questa chitarra. È possibile lavorare con gli abrasivi in questo caso perché la vernice di una chitarra acustica non è molto spessa, nella maggior parte dei casi. Alcune chitarre hanno un bello strato di più di 1 mm, qui invece stiamo parlando di meno di mezzo millimetro di spessore, quindi è estremamente rapido da rimuovere. Ma adesso, bando alle mie chiacchiere, spiegazioni da rompipalle, e vi lascio con un po' di musica e il lavoro accelerato. Ci vediamo fra qualche minuto. Tra ste due rive sott'Argianicolo, prima di Roma ci stavo già. Tra ste due rive sott'Argianicolo, il picco
pecoraro che andava al pascolo scendeva al fiume e abbeverà. E il pecoraro che andava al pascolo tutta la sponda sotto Argianicolo era terena di qua e di là. E dentro l'acqua c'è stava un popolo di gente strana che non si sa. Corrente tra ste due rive sotto Argianicolo prima di Roma c'è stato già. Tra ste due rive sotto Argianicolo e il lupo nero che era un pericolo veniva sempre per provocare. E il lupo nero che andava a pecore pure di notte come miracolo ci si vedeva nel camminare. L'arena bionda sotto Argianicolo sbluccicava di qua e di là. Tra ste sotto Argianicolo prima di Roma c'è stavi già. Prima di Roma c'è stavo già. Quando tornava il sole col caretto e l'acqua diventava trasparente, le ninfe e i tritoni facevano l'amore piccolo. Se ripenso a sto spettacolo mi veda piagne perché se sa. Se ci ripensi a sto spettacolo che su ste rive sotto Argianicolo l'arena bionda più non c'è sta. L'arena bionda sotto Argianicolo. L'anni le cucco me scocchiano rossa, so vecchio battuto, son pensato alla fossa. Si faccio le scale, già arrivo sfiatato, si prova a chi non mi rimano piegato. Son mezzo ciecato, mi guarda allo specchio, qui quello che vedo son povero vecchio, so vecchio, son rotto, non sforzo è davvero cercato, sicuro che qui faccio il botto. Ma da quando mai guardato tutto un botto, Peter Cori te zoppato, se è svegliato, se è rimesso a cammina. C'ho l'anni del cucco, me scocchiano l'ossa, so vecchio bacucco, son pezzo alla fossa, so stanco, so rotto, non c'ho più capoccia, me scordo di tutto, ma sai che me scoccia. Ti dicono bravo, la prendi con calma, e beh se capisce, so quasi una sarma, c'ho l'occhio abbottati, i denti cariati, le ore contate, le segue pagate. Ma da quando mai guardato tutto un bozzo, Peter Cori te zoppato, se è svegliato, se è rimesso a cammina. Ma da quando mai guardato tutto un bozzo, Peter Cori te zoppato, se è svegliato, se è rimesso a cammina. Diana nel bosco della riccia, il cervo, il cane e l'orso le vanno sulla traccia. Atteso l'arco Diana e mira dritta al cor, scocca la freccia Diana e amor. Aspetta sole, non uscire ancora, la luna è bella, non mandarla via.
rimani sulla porta dell'aurora, aspetta che la notte è ancora mia, di notte solo ci possiamo amare, ti cerco tra le stelle, mi innamoro nel bosco della quercia secolare, ho colto il ramo nelle foglie d'oro. E scende la notte chiara, si stende in braccio al cielo, pallida poi s'affaccia sul bosco della riccia, Diana si scioglie il velo, nel lago si rispecchia, il cervo, il cane e l'orso sono fermi nella macchia, atteso l'arco Diana e mira dritta al cor, scocca la freccia Diana e amor. Aspetta sole, non uscire ancora, la luna è bella, non mandarla via, rimani sulla porta dell'aurora, aspetta che la notte è ancora mia, di notte solo ci possiamo amare, ti cerco tra le stelle, mi innamoro della quercia secolare, ho colto il ramo delle foglie d'oro. Riassumere un pochino tutto il processo. Avete visto che la chitarra effettivamente si è sverniciata. Ho fatto un paio di errori qui e lì, ma
fa niente, comunque una chitarra un po' così, non è che mi preoccupo più di tanto, semplicemente perché sono rimasto troppo in un punto specifico, mi è sfuggita la levigatrice banalmente di una fascia e quindi si è tolto il primo strato di Moganor, che quello abbiamo già detto è effettivamente un multistrato. Per il resto invece è venuta molto molto bene, sono soddisfatto della sverniciatura, della levigatura della chitarra. A questo punto non mi servirà altro che rimuovere il grosso della vernice, rimuovere il grosso dei graffi dalla chitarra con una carta vetrata più fina e poi iniziare la verniciatura, che farò nel prossimo video. In questo video chiudiamo qui perché è già abbastanza lungo, quindi io vi ringrazio per aver guardato fino a qui, come al solito vi ricordo che ci sono i link in descrizione per corsi eccetera eccetera, e potete anche acquistare il mio romanzo fantasy, che è bello, vai a comprare il mio romanzo fantasy. Detto ciò, noi ci vediamo nel prossimo video in cui verniciamo la chitarra. Bella, ragazzi.